Only Crabs, bici sono ragazzi, sono Mezzo Bossa e sono tornato con il 38esimo episodio della mia serie video fru su Pokémon Bianco. Allora, direi di andare avanti ragazzi e finalmente possiamo uscire di casa dove ci aspetta l'ennesima cutscene. Ho già controllato off camera subito dopo aver stoppato lo scorso episodio. Prima però volevo dire una piccolissima cosa. Ho controllato sulla wiki e nella vittoria, sia in quella di Bianco e Nero che in quella di Bianco 2 e Nero 2, non c'è Camilla nella vittoria. Quindi non è vero, non c'è Camilla. Già, ma ero sicuro infatti, ero sicurissimo al 100%. A meno che non abbiano dimenticato di scriverlo, che c'è. Però mi pare impossibile. Quindi non c'è. E vai, usciamo. Ehi Belze, Bellocchio è finito il suo discorso? Scusate ragazzi, ero andato a chiamare i capipalestra di Levantopoli, ma non ho fatto in tempo. Ma perché poi? Ah, sono le 6, giusto. Devo scusarmi anch'io. Il trio oscuro mi ha distratto e ho lasciato fuggire Gecis. Ah, capisco. Ah. Perché è infatti è diventato più scuro, sì, si è inscurito, stavo per dire. E c'era praticamente Nardo e Comor che hanno portato via Gecis, ma a quanto pare non è così. Gecis, il trio oscuro, e chi sarebbero? Eh beh, in effetti. Rimandiamo dopo le spiegazioni su quello che è accaduto al castello. Quel che conta ora è decidere cosa fare a questo punto. Beh, per quanto mi riguarda voglio andare alla Foresta Bianca. Quel posto alla fine del percorso 16, accessibile da Sciroccopoli. Ci saranno di sicuro dei Pokémon che non abbiamo ancora incontrato. Toh, guarda che tempismo! E ci siete proprio tutti! Un amico mi ha appena fatto avere i dati del Pokédex nazionale. Visto che siete tutti qui, che ne dite se li uso per aggiornare il vostro Pokédex? Ora che potete visitare posti nuovi e lontani, incontrerete sicuramente dei Pokémon mai visti prima e vi occorrerà quindi il Pokédex nazionale. Quindi mi stai dicendo che ad est di Boreduopoli, da lì in poi si incontrano i Pokémon non di Unima? Perché se è così è una grandissima stronzata. Ci vorrà solo un attimo. Ecco, fatto Bell. Comor. E per finire... Adesso avete a vostra disposizione il Pokédex nazionale. Completarlo non sarà affatto semplice, infatti non lo farò. Cercate di non avere fretta, di divertirvi più che potete e di incontrare tanti Pokémon e prima o poi ci riuscirete. Il Pokédex nazionale. Quindi ci sono ancora un sacco di Pokémon che non conosco. Ah, voglia! Voglio andare subito a casa e mostrarlo a mamma e papà. Sto leggendo già male, ragazzi. Sì. Sto leggendo già male. Mi devo dare una calmata, perché sono un po' nervoso per alcune partite che ho fatto prima dove ho perso vari giochi, insomma, lasciamo perdere. Ci vediamo presto in giro. Ciao! Ben non cambierà proprio mai, sempre con la testa tra le nuvole. Io riprenderò per illustrare Unima in lungo e in largo a partire dal percorso 1. Chissà quante cose ci sono ancora da scoprire. Se sono fortunato magari incontrerò per strada qualcuno dei 7 saggi. Ti saluto, Belze. Preparati perché la prossima volta che ci incontreremo lotteremo ancora, non è vero? Perché tecnicamente non dovremo più sfidare Comor. Allora ragazzi, non so cosa fare in questo episodio. Nello scorso avevo detto che avrei riaffrontato la Lega. Però non è che magari i livelli sono aumentati? Non me lo ricordo ragazzi. Non me lo ricordo proprio. Quindi facciamo che per questo episodio faccio una delle cose che volevo fare, ovvero, intanto rimettiamo ricerca strumenti perché adesso mi sarà utile, e usiamo il repellente. Volevo esplorare un percorso particolare, no ho sbagliato, volevo velocizzare in realtà, ecco qua. Volevo esplorare il percorso che c'è per di qua, a sinistra, ad ovest, ovvero questo qui. Tu mi dici qualcosa per caso, no vero? Nell'erba alta, sì, ok, discorso iniziale. Belli comunque i petali in fiore. Questo percorso, ragazzi, dove sicuramente c'è uno dei 7 saggi, quindi ci prendo 2 piccioni con una fava. Era un percorso che volevo assolutamente esplorare, che sicuramente ha degli allenatori. Infatti, ragazzi, vedete che siamo qua. Ok, laboratorio P&P. Anche questo c'è, allora.
Paperon de Paperoni, no, non c'entra niente, PDP, segreto nascosto su una piccola isola, e andremo anche su di quello, allora, penso. Intanto prendiamo questo strumento, che è un Ether Max, e ho da leggere tre commenti, li leggerò durante una lotta che penso di fare contro quell'allenatrice. Sta di fatto che però magari riprenderei tutti gli strumenti della mia squadra, per poi... Allora... Intanto 144, 1850, 5270, 418. Ok ragazzi, allora userò dei Pokémon selvatici per loro, sicuramente, sì. Purtroppo va così ragazzi. Allora, quell'allenatrice mi vede per forza? No. Allora, sì, riprendo tutti gli strumenti ragazzi. Questa cosa devo farla off camera in realtà. Però sapete perché non l'ho fatto? Siccome pensavo di non poter uscire, nel senso, siccome sapevo di non poter uscire di casa, perché continuo a sbagliare? Perché faccio dai e non prendi. Allora, cos'è che ho fatto? Ho proprio lasciato perdere lo scambiare i Pokémon, eccetera. Allora, con l'esperienza 143 contro 112. Ma andiamo Lumiere, ragazzi. Lumiere, contro quell'allenatrice. Quella, cos'era? Pokémon Ranger, mi pare. Sto sbagliando tutto, ragazzi. Sto sbagliando tutto. Il Fortunuovo, FF, eccolo qua. Perfetto, penso proprio che mi debba sfidare. E infatti, leggo il dialogo tanto per ragazzi. Prima io scelgo la mossa, poi il mio Pokémon la fa. E infine la mossa con il scelto Pokémon. Ok, allora dicevo, abbiamo un commento di Ghost Plays che mi ha lasciato sotto il 34esimo episodio, quindi non quello che è uscito oggi. Che mi scrive, grande, sei il mio YouTuber preferito. Per favore non smettere di fare video, ti prego. Ah, che livelli bassi però. Comunque, perché in realtà in questa zona ci potrei andare appena ho surf, quindi in realtà non è che devo aspettare, però mi outspeeda. Eh già. Dicevo, grazie mille, caro, per i complimenti. Non pensavo proprio di essere lo YouTuber preferito di qualcuno, però lo apprezzo tantissimo. E Zubat non regge Pirolancio, meno male. Però l'apprezzo davvero tanto. E per quanto riguarda il fare video, io ho ripreso da quando è stato dicembre dell'anno scorso, quindi 2018. E per adesso non ho intenzione di fermarmi. Però, per quanto riguarda quest'estate, ve ne parlerò meglio in un vlog. In quanto vi ripeto che io, Mara, Pokémon Ranger, ho perso, ma durante la lotta si è creato un legame tra noi. Certo, un tegame. Questa bacca forse, ok, baccacchi, ma questa è l'erba della lotta in doppio? Mi sa di sì, non c'è erba normale? Ah, giusto, ricerca strumenti. No. Nessuno strumento? Ah, giusto, attivo il repellente, ho attivo. Non importa. Ah, ok, eccola qua, lotta in doppio, infatti. Vabbè, sono un po' bassini i livelli, in realtà. Ci metterei un po' a mandarli su di livello con i Pokémon selvatici. Già, in effetti... Non è che sia proprio una buona cosa. E comunque, dicevo, per quanto riguarda quest'estate, dovrò farci un video apposito. Non so perché ho fatto palla ombra, perché praticamente, ragazzi, non sto badando a quello che sto facendo. Assolutamente. Proprio per niente. Quindi io direi... non so cosa fare, ragazzi. No, non resisto. Non resisto. Allora, facciamo così. Alleno i Pokémon... Sì, no, ragazzi, non resisto. Non resisto. Devo assolutamente andare... Appena fuori qua, penso che possa andare bene. È che raga si era buggato. Ragazzi, non l'ho visto solo io, vero? Si era buggato un attimo. Comunque, adesso abbiamo Boldore al 41, è già meglio, è già molto meglio, però ti prego non farmi troppo male con la tua mossa. Così almeno ne approfitto per leggere i commenti in tranquillità. Sì. Tanto non ci metterò tanto, ragazzi, non preoccupatevi. Ecco, Lumiere è già andato. Almeno così sono a posto. Per sempre, praticamente. Poi tocca adesso ad Atlas. Oh mio Dio! Amazon, perché gli mandi le mail proprio adesso? E vabbè. Comunque, proprio giusto per concludere il discorso, per quest'estate, ve l'ho detto, ragazzi, vi devo fare un vlog apposito in cui vi spiegherò. Eccolo qua Durant, ragazzi. Sì, mi ero dimenticato di dirvelo che si può trovare. Facciamo frana, visto che è normalmente efficace. Sì, dai, qualche frana dovrebbe bastare. Purtroppo non ha tentennato e ciò mi irrita abbastanza. Cioè, vedete, ragazzi, ci metto pochissimo. È per avere i livelli tondi tondi. Allora, Kamina e Pteriarch, sia Kamina che Pteriarch e anche Garo, ok. Tocca a Garo adesso.
Insomma, il discorso avete capito. È inutile che ci giro intorno, perdo soltanto tempo. Lo so, ragazzi, mi starete odiando per questa cosa che sto facendo adesso, però mi conoscete bene ormai. Ho sbagliato mossa, sono stupido. Meta attestata, ottima mossa, assolutamente. Tra l'altro, ho controllato appunto la vittoria nella wiki e c'è scritto infatti che questa vittoria, non mi ricordo se solo quella di Nero Bianco o anche quella di Nero 2 Bianco 2, ha la canzone per gli incontri con i Pokémon selvatici delle lotte in doppio praticamente. Sì, hanno fatto così, hanno fatto. Hanno voluto fare così, semplicemente. E quindi ragazzi, ne approfitto per leggere gli altri due commenti che sono stati scritti sotto l'episodio di oggi. Uno è sempre di Ghost Plays, che mi scrive grande bro, grazie mille caro. Mentre l'altro è di ottime statistiche, Terremoto, eccolo qui ragazzi, finalmente. Un po' in ritardo, ma contro la Lega mi sarà utilissimo. Visto ragazzi che ne valsa la pena, e comunque ci ho messo davvero poco. Manca soltanto Pteriarch, giusto? Fammi controllare un attimo, sì. Poi penso di allenare Lumiere, credo. Dopo faccio un attimo il resoconto dell'esperienza totale. L'altro commento ragazzi è di Donde, che non ho mai visto commentare, sono contento che abbia commentato anche lui, che mi ha scritto: ciao Belze, dove posso contattarti per delle possibili sidebar da usare nei tuoi video? Allora caro, puoi contattarmi su Facebook, sulla pagina Facebook che c'è nella descrizione di qualsiasi video che io abbia caricato da un sacco di anni a questa parte, sicuramente. Puoi contattarmi là se vuoi. Però ti avviso che per la questione delle sidebar è un po' un casino, perché... l'ho spiegato anche anni fa nel tutorial, ottimo, più 4 in attacco fisico, nel tutorial che ho fatto, e chi se ne frega del turbinio, dicevo, nel tutorial che ho fatto, purtroppo non c'è un centro Pokémon nella mia città natale, vado un attimo a 420, nel tutorial che ho fatto per fare una sidebar Pokémon, praticamente io con Sony Vegas, quando rimpicciolisco o ingrandisco gli schermi, e con schermi intendo dire quelli del... Ma sì, posso andare per di qua, ragazzi. Allora, un attimo. Dicevo, quando ingrandisco, rimpicciolisco gli schermi insomma, i due schermi del Nintendo DS, io posso farlo soltanto in entrambe le direzioni. Quindi, la dimensione dello schermo nero deve essere esattamente quella che voi vedete nel video. Ok? Nel senso, è praticamente... è un rettangolo di tot centimetri per tot centimetri, quelli devono essere, ok? Non può essere diverso, perché altrimenti non ci entra. O non ci entra, oppure c'è dello spazio nero in più che non posso colmare. Molto semplicemente questo è quello che volevo dire per quanto riguarda la questione della sidebar. Allora, direi che sia Atlas, che Kamina, che Garo sono a posto. Petunia, Lumiere e Pteriarch ci sono i prossimi, quindi ora posso finalmente usare il mouse e dare a Petunia il suo meritato fortunuovo, e poi dopo tocca a Pteriarch, ce lo metto qua per un'eventuale lotta in doppio. Non so se ho utilizzato il repellente, non mi pare, anzi sono abbastanza sicuro di no. Scusatemi ragazzi, questo episodio sta venendo su un po' strano, ma sta di fatto che ho finito con l'allenamento della mia squadra, quello rifinitivo. Non preoccupatevi, ho perso davvero poco tempo a tornare, vedete ragazzi, sono già tornato. Rimetto ricerca strumenti, anche se ho paura che non ci siano strumenti nascosti qua. Spererei di sì, in realtà, che ci sono, eccolo qua infatti. Però io posso andare anche di là, giusto? Eh sì, no, non è vero ragazzi, scusate. Ed è già finito. Vabbè, ne ho quanti ne voglio. Ne ho quante ne vuoi, papà. Trascorro un sacco di tempo a guardare la lenza tendersi e flettersi. Il tempo per una lotta di Pokémon lo trovo di sicuro. Ok, Peppino Pescatore che manda Frillish al 34. Livelli bassi ovviamente ragazzi. Già. Perché, ripeto, noi possiamo andarci in questa zona già quando abbiamo Surf. Quindi... Ma in realtà non ne vale la pena, perché tanto c'è uno dei 7 saggi. Dei 6 saggi. Mi pare che Gechis non si possa trovare. Non ne sono sicuro in realtà. Comunque esploriamo questa zona in lungo e in largo, e intendo quindi da destra a sinistra, perché non voglio perdermi assolutamente niente. Ok, molto interessante. Percorso 1. Eh sì, in effetti, questo è percorso 1. Non me ne frega del dialogo. Spero che tu non abbia Pokémon tipo Coleottero, ma il Cincino, che non è assolutamente un problema. Ragazzi, purtroppo questo video sta venendo su strano. Lo so che io ogni volta, ragazzi, lo dico, ma voi non vi lamentate mai. Faccio gigassorbimento soltanto per non consumare troppe energipalle. Ok.
Potrei utilizzare un selvatico. Non ho più fiato, neanche io, caro. Guarda, neanche io. Ok, perla che venderò al tizio. Qui c'è lo strumento nascosto ed è un grande fungo che venderò in generale, lo venderò a qualcuno. E quindi ora noi andiamo per di qua. Oh, perché non va niente? Non succede un granché qui, tanto che persino il display è spento. Che pace. Ah. Ok, potrei metterla come miniatura. Giusto per dire che questo percorso è in realtà inutile. Non troppo in realtà. Sprecare denaro è un vero peccato, ma sprecare il tempo è ancora peggio. Ci sono occasioni irripetibili, per cui non bisogna perdere tempo. Hai completamente ragione. Assolutamente. Infatti io cerco sempre di non sprecare mai il mio tempo, ragazzi. Mai. Faccio sempre un sacco di cose. Meno male che non è una lotta in doppio. Sì, volevo mandare Petunia su di livello con un Pokémon selvatico. Bla bla bla, odiatemi pure per questo. Allora, con l'esperienza come stiamo messi? 148.000 contro 150. Sì, ci possiamo fermare con Petunia. Ora facciamo a cambio. Così, perfetto. Strumento prendi e strumento dai. Ok. Sì, meglio fare questo percorso, ragazzi. Ci prendiamo un attimo di pausa, di tranquillità. Ok, percorso 17, molto interessante. Infatti la mappa, perfetto. Il laboratorio P&P, spero di trovarlo qua, però. Cioè, stavo per dire in realtà, E mi serve un repellente. E spero di finire tutto quanto questo percorso. Sì, vorrei finirlo. Ricerca strumenti e partiamo. Un mulinello? Vabbè, proviamo, ragazzi. È un basculi? No, è una lomomola al 6. Va bene. Allora, vediamo un po'. Ok. Allora, per di qua si può soltanto tornare indietro. Qui abbiamo un allenatore, penso. Perfetto, sì, ho sentito un attimo la canzoncina. Aurelio De Laurentiis. Scusatemi, ragazzi. Facciamo frana. Franiamo addosso a questo basculin. Che fortunatamente non usano acquagetto. Penso proprio che lo possano imparare, ragazzi, assolutamente. Mi seccava utilizzare volo. Volevo perdere il meno tempo possibile. Prima ho trovato uno strumento nascosto. Tossina, ecco qua dov'è. E sicuramente lo strumento è là in alto. Ok, lì c'è l'allenatrice. In realtà, ragazzi, fare questo percorso con il mio Alomomola, infatti... Fare questo percorso sia con Terriarch che con Lumiere non è che sia una buona cosa. Devo assolutamente shottare chiunque. Già. Aia, sveglio pacca, non è un problema, meno male. Dragartigliamo questa lomomola e ci prendiamo un po' di esperienza. Jesse, James, con un bel fisichino, niente male. Vuoi sapere dove sono le mie Pokéball? Segreto. Ah, il push up, come si chiama. Allora, proviamo prima per di qua. Ok, ok. Sì, posso tornare indietro però. E prendiamo il denti abissi, molto interessante. Allora, io proverei ad andare sulla strada, insomma il percorso più in basso, che mi porta qua. Ok, qui forse ci sono i laboratori P&P. E intanto il repellente è finito. Allora, proviamo... Ah, ma è già finito in realtà questo punto, è molto più facile in realtà. Ok. Ok, quello serve soltanto per prendere lo strumento e per l'allenatore. Eccolo qua, infatti. Vieni qua, vieni a ca. La mia specialità è il nuoto a rana, ma anche lo stilibero e la farfalla. E poi le lotte di Pokémon, ovviamente. Io a rana purtroppo me la cavo veramente male. Enrico che manda un altro basculin. Non penso di shottarlo con Dragartigli, però un sacco di attacco, meno male, dai. Un altro basculin, sì, non avrei mai mandato su di livello Terriarch con i selvatici. Gli mancava ancora troppo. C'è un bel po' di attacco, ragazzi. C'è davvero molto attacco. E alla fine è solo questo. E anche velocità, in realtà. La vita è normale, dai. Sconforto, purtroppo, è un'abilità molto penalizzante. Però, diciamo che se ce la caviamo bene, se lo sappiamo sfruttare bene, non la sentiamo. Allora, preso tutto? Sì. Immagino proprio che dopo possiamo tornare indietro dall'altra parte. Lì c'è uno strumento, ragazzi, e non possiamo prenderlo, infatti. Esatto. Ok, oh che bello questo percorso, ragazzi. È bello guardare le cose dall'alto. Anche nelle sfide di Pokémon lotterò guardando in giù. E questo a cosa servirebbe in realtà? Stanley. Ok, Stanley Kubrick. Dragartiglia, ragazzi, tanto per.
Abbattimento, mi fa schiantare a terra, perdo il tipo volante. Non so se perdo il tipo volante o coleottero terra, ma sì, facciamo frana, è normalmente fica. Coleottero roccia? Non mi ricordo mai. Coleottero roccia, allora. Sei incredibile, ti guardo con ammirazione e non ho letto il resto. Dovrei utilizzare il repellente oppure è ancora attivo? Non me lo ricordo in realtà. Questi mi sa che sono i laboratori P&P. Non vorrei dire una stupidaggine. Ok, qui abbiamo una, un'altra possibile miniatura. Ok, era ancora attivo. Allora, direi di andare con ordine, quindi prima questa casupola. E mi sa che non è questo il laboratorio P&P. Ehi, aspetta! La squadra di Pokémon sembra giù di corda. Falla riposare prima di ripartire. Molte, molte grazie. La tua squadra di Pokémon è pimpante come non mai. Perfetto, ti ringrazio. Chissà come l'hai curata. Sei un allenatore? Da come brillano i tuoi occhi capisco che vuoi molto bene i Pokémon. Sai cosa? Voglio regalarti un tesoro che ho trovato nel castello sepolto. Eccolo, un bel uovo di Pokémon. Sì. Grazie per la disponibilità. Ma pare che tu non abbia abbastanza spazio. Non so che uovo sia, ragazzi. Scusa se vado... Oh mio Dio, ragazzi, sto leggendo malissimo. Piano. Scusa se vado dritto al sodo, ma quello che dopo porti è un affarone. Qui intorno ci sono dei Pokémon che amano rintanarsi sotto rocce e massi. Il bello è che nascondono con sé anche degli oggetti strabilianti. E a questo punto entri in ballo tu. Se riesci a impossessarti di una di queste meraviglie, che ne dici di darla a me? Te la pago a un prezzo molto alto, il migliore che ti possano offrire. Allora, niente di strabiliante per me? Il contenuto della tua borsa non mi è letta molto. Pazienza per questa volta. Torna da me se trovi qualcosa. Ok, allora. Non ho la più pallida idea del Pokémon che mi dia questo tizio. Ah, è un'allenatrice e non ho forza. Vabbè, lo insegnerò a Garo. E Molga, non è un problema. Pterion c'è che allora deve salire, sicuramente al 52 minimo. Mi sa che non riuscirò a finire questo percorso, ragazzi. Già, Judy, Giuditta. Sfido un Pokémon selvatico, ancora a livelli bassi purtroppo, ma... Dragartigli, basta. Abbasta e avanza. Già. Che dire, ragazzi? Penso che per il Pokémon dell'uovo ve lo dirò semplicemente nel prossimo episodio. Chi è? Sì, perché... quanta roba posso fare ancora in questo percorso? Qua mi dice che siamo quasi alla fine, ma il laboratorio P&P? Ma... Vabbè, allora, intanto insegniamo forza a qualcuno. Per forza. La battuta. Allora, Garo, Kamina e Atlas. Vabbè, al posto di Bora. Poi gli... Ah, non posso. No, non posso proprio. Forbice X, ragazzi. Forbice X. Sì, 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 assolutamente. L'avevo potenziata, Bora. È uno spreco. Assolutamente. Allora, riutilizzo il repellente. Sono già qua. Perfetto. Bravo il me del passato. Di qualche secondo fa, in realtà. Un fruscio. Molto volentieri ti piglio, Audino al 29, che sicuramente mi dà lo stesso molta esperienza. Frana non fallisce, fortunatamente. Posso andare avanti per altri 10 minuti, ragazzi, purtroppo, non di più. E qui abbiamo un Elisir Max, quindi c'è questo spiazzo da usare forza solo per l'Elisir Max. E un altro fruscio, molto volentieri. Che stavo per missare clamorosamente, però c'era il repellente attivo, quindi GG. Ok, questo spazio vuoto è inutile, non c'è niente, ragazzi. Già. Ok, quindi siamo tornati ad una sola direzione. Ok, allora per di qua. Per di qua, eccolo qui, ragazzi. Vabbè, una miniatura che posso mettere sicuramente è questa qua. Qui si sente il profumo del mare. È proprio lo stesso profumo della regione dove sono nato. Gecis ha viaggiato per tutto il mondo per accumulare ogni forma di conoscenza e cercare dei degni compagni. Ha capito subito i miei desideri, dal primo istante in cui ci siamo incontrati. Leggere nel cuore delle persone e capire i loro desideri sono capacità essenziali per vivere insieme agli altri. Enne ha lo straordinario potere di capire i sentimenti dei Pokémon, ma, d'altro canto, non è ancora riuscito a penetrare nei meandri reconditi del cuore degli uomini. Del resto, sono sicuro che anche questo rientrasse nel piano di Gecis. Non c'è dato sapere quale verità e quale menzogna si celino dietro ai suoi discorsi. Questa me l'ha data proprio Gecis e ora non essere più. Fanne buon uso. Doppio team. Ovviamente non è una delle più utili. Mi serve Danza Spada. Mi auguro che un giorno Enne riesca a comprendere non solo i sentimenti dei Pokémon, ma anche quelli degli uomini. Allora ci ritroveremo di nuovo tutti insieme.
e spero ovviamente che in quell'occasione riusciremo a fronteggiare Gaethjes. Allora, per quanto riguarda Team Plasma, racconterai tutto a me, agente della Polizia Internazionale. Se è quello che vuoi. Grazie. Allora, escludendo Gaethjes, vediamo un po' quanti stagi rimangono. Ecco, ancora 5. Vorrei proprio sapere cosa tramavano e a quale scopo. Beh, alla prossima! Quando leggo Bellocchio, mi viene voglia di dargli la voce che aveva Sidonia nel video che ha fatto con Marco Merrino e Gianandrea, quello di Metapod. Quando gli dà la pistola per sparare a Metapod, praticamente. Sono Bellocchio! Praticamente così, ragazzi. Mi è piaciuto un sacco come voce. Sidonia mi stava sulle scatole, ma l'ho rivalutato. Non è male, in realtà. Ora, una ce la siamo tolta, ma rimane questa. Ah, giusto, è già attivo forza. Ok. Strumentino, però, non prima di aver sfidato lui. Anche tu hai guardato la mappa città per venire qui, ovvio. Perfetto, Joelle Giramondo che manda Whimsicott, su cui farò... Non voglio rischiare con retromarcia, uso volo. Retromarcia è buona, però pensavo di usarla di più. Vabbè che l'hai imparata troppo tardi. Una mappa che ti mostrasse come lottare. Squamadrago, perfetto. E calcio, che venderò ovviamente. Piccolo burp. Perfetto. E ora ci rimane... Per di qua, non mi ricordo, sì, l'ho usato repellente. Cascata! Al posto di drondata, ragazzi, altro fruscio. Molto bene. Sì, forse riesco a finirlo il percorso. C'ho ancora 6 minuti, se mi sbrigo magari. Perfetto. Ora sì che riutilizzo i selvatici, se riesco. Ma sa che laboratorio, ragazzi, ce lo siamo fatto scappare. O al massimo, ragazzi, stoppo l'episodio e lo finisco nel prossimo episodio, il percorso ovviamente. Però mi serve qualcosa di più corposo di uno Scraggy se voglio salire la 53 in modo easy. Cristi Dio, niente ragazzi. Vabbè, altri 6 minuti ragazzi, non di più. Mi dispiace per questo episodio, un po' monotono. Diciamo che non ho una scaletta fissa per quello che volevo fare. Più che altro non mi ricordo se alla Lega i livelli sono aumentati. Non me lo ricordo, ragazzi. Dovevo controllarlo. Sì, ma con la scusa che ho stoppato... Ecco, magari qualche watchog un po' prima, no, eh? Siccome ho stoppato l'episodio dentro la casa, ho detto, la casa nostra... perché sto parlando in modo così strano? Mi sono detto, non ha senso controllare nulla, ragazzi. Quindi ho cominciato l'episodio così, praticamente. Questo spiazzo non capisco l'essenza. Più che altro il laboratorio era indietro nella mappa, quindi questa collinetta sarà teatro della nostra lotta. Mi sa che in realtà dovevo cambiare. Non dovevo ottenere coso. Allora, vediamo. Info 8160 8150 507. Forse posso far salire un altro livello Pteriarch. Adesso controlliamo, ragazzi. E poi comunque per un po' di esperienza che volete che sia. Franiamo. Al massimo, ragazzi, se non riesco... Ok, ora retromarcia la uso. Voglio provarla. Perfetto, l'ho shottato. Buono, questa collinetta è stata teatro della mia sconfitta. Muahaha. Devo fare così per forza, purtroppo. 154.000. No, non dovevo farlo. Vabbè, ragazzi, Pteriarch è a posto, praticamente. E ora tocca a Lumiere. Perfetto, ho ripristinato i livelli, anche in vista della sfida con la Lega, ovviamente. Non la Lega di Salvini, la Lega Pokémon, ovviamente. Scusate la battuta stupida. Ok, allora, vediamo un po'. Ma io ci posso andare di là? Ma un attimo, ragazzi. Perché sono confuso. C'è un modo per andare là sotto? Ditemi di sì, per favore. L'ho usato repellente, sì. Ah, ecco qua, infatti. All'omomola, al 16. Vabbè, ho visto che ci sono, ragazzi, faccio una palla ombra. Giusto che lui non è acqua spettro, mi confondo con Jellicent. Vorrei controllare un attimo se posso esplorarlo tutto il percorso. Magari in realtà il laboratorio PDPEP è tipo in quella zona lì. Per di qua mi sa che non dovevo farlo. Ok. Semplicemente no.
Oh mio Dio, che casino. Scusate se non sono stato zitto, ragazzi. Ma dove sono? Oh mio Dio. No, devo tornare indietro, ragazzi. Oh mio Dio. Ok, ho capito dove sono. Ho capito dove sono. Grande perla. Ok, faccio dei save states, ragazzi. Non posso rischiare di prendere per sbaglio un mulinello. No, mulinello no. Ok, posso anche sfidare lui. L'ho mancato, però. Ok. Tanto anche se a Pokémon tipo acqua posso usare le mosse ombra. Ho detto sul serio ombra, perché pensavo palla ombra, pensavo. In realtà volevo usare Shagura, mi sono sbagliato. Simipur, palla ombra, ovviamente. Visto il mio altissimo attacco speciale. Come si chiamava? Berto? Non ho visto. Sono confuso. C'è uno strumento nascosto qua. È ovviamente una scoma a cuore. E ce n'è uno qua. No, è là sotto. Ok, stiamo calmi, ragazzi. Stiamo calmissimi. Ah, Cristi Dio, che casino. C'è uno strumento anche là in alto. No, lo voglio esplorare al 100% questo percorso. E tra un paio di minuti devo stoppare il video per forza. Qua. Sì, ovviamente. Sono troppo utili. Ah, mio Dio. Vabbè, era dove sono andato prima. Ok. Se io vado per di qua. Allora, quel che è certo è che non posso prendere questo in alto. E questo qua invece non penso di poterlo prendere, questo. Però voglio fare un tentativo. No, non dovevo prenderlo. Già. Quindi in realtà... ma come ci andavo là? Oh, eccoli qui i laboratori P&P. Ma un attimo, non ho finito tutto quanto il percorso. Ho sfidato tutti. Garbodor. Pirolancio. Ragazzi, pazientate qualche altro minuto, tranquilli. Ottaviano, come si chiamava? Fulmine! Questa è buona, ragazzi. Nessuno potrà impararla sicuramente. Riflettendo su come essere felice, sento realmente di esserlo. Anche questa è scienza. Mad scientisto. Dubbio disco. Cosa serviva questa zona, ragazzi? Non è questa la zona di Rotom? No, non me lo ricordo, ragazzi. Non si trovano Pokémon selvatici qua dentro, vero? Ok. Credo di aver finito. Non posso interagire con... C'è una notazione di fianco al monitor del PC. Vuoi leggerla? Sì. N è contrario alle mie ricerche, ma il mio lavoro è necessario per poter realizzare gli scopi del Team Plasma. Per creare il Pokémon più potente della storia, basterebbe... Il resto della notazione è strappato, impossibile leggere oltre. Non mi dice nulla, ragazzi. Non ho idea di chi sia la notazione. Ok, ragazzi. Oh mio Dio, sul serio? Vabbè, lo sconfiggo questo Herdier. Prepotenza, non è un problema. Ragazzi, mi sa che abbiamo finito l'episodio, ovviamente. Già, proverei a tornare indietro, ragazzi. Perché non sono sicuro. No, non possiamo avere finito tutto. Come si va indietro? Non capisco. Come ci arrivo? Aspetta. Ok, ci siamo, mi sa, ragazzi. Sì, volentieri. Lo farò un po' più lungo questo episodio. Carola, sicuramente. Shagura a te, a tutti quelli come te. No, restiamo con Lumiere. Perfetto, molto bien. Bam pam patapum, cosa ha detto? Oh, ok. Ragazzi, stoppo adesso l'episodio. No, davvero, viene troppo lungo. Viene troppo lungo, mi dispiace. E che dire, non ho da curare nessuno. Magari lo strumento... Magari abbiamo quasi finito in realtà. Scoma a cuore. Per di qua non si può andare. Cos'è rimasto? È rimasto qualcosina da fare. Niente, ragazzi, stop adesso l'episodio. Al prossimo episodio, video, insomma. Mi dispiace, purtroppo è andata così. Ciao a tutti, ragazzi.